Traffico internazionale di stupefacenti, la Toscana al centro di una operazione della Guardia di Finanza. Dall'alba di oggi 30 maggio, le Fiamme Gialle e lo Scico hanno eseguito 41 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di affiliati alle cosche dell'Andrangheta Regina e Crotonese, con ramificazioni in Toscana, in particolare in provincia di Livorno. Nel traffico sono risultati coinvolti anche alcuni esponenti della comunità cinese impegnati nel riciclaggio dei proventi illeciti dello spaccio di stupefacenti. Le indagini, in cui sono stati ricostruiti approvvigionamenti e cessioni per ingenti quantitativi che sfiorano i 1200 kg di cocaina, 450 di hashish e 95 di marijuana, che hanno fruttato all'associazione decine di milioni di euro, hanno portato anche al sequestro di 44 immobili e terreni, 17 tra autoveicoli e motocicli, 354 rapporti bancari e 80 fra società, attività commerciali e partecipazioni sociali. Per un valore complessivo stimato in oltre 50 milioni di euro, sono state anche effettuate numerose perquisizioni personali e locali.